Cambiamo argomento perché, mio caro Marco, sta per succedere un evento astronomico, anzi l'evento astronomico più importante dell'anno. Alle 2, fra circa 2 ore, scusate, fra circa 2 ore, quindi intorno alle 11:30 ci sarà un'eclissi di sole. Fa Allora, buio? non so però se da qui la possiamo vedere. Beh, qui siamo al Ecco, buio, quindi. no, no, da qui, diciamo, da Roma la possiamo vedere. Glielo chiediamo a Walter Riva Esperto. dell'Osservatorio di Genova. Buongiorno e grazie per essere con noi, Buongiorno. Walter. Allora, che cosa accade tecnicamente fra un paio d'ore Buongiorno. per rispondere a Marco Frittella da Roma? Si vedrà? Allora, buongiorno. Buongiorno. L'eclissi è un fenomeno geometrico, cioè se fossimo nello spazio noi vedremmo un allineamento quasi perfetto fra il Sole, la Luna e la Terra. Diciamo che è la Luna che si mette in mezzo fra noi e il Sole e quindi oscura da noi una parte, una piccola parte del disco solare. Va molto meglio nel nord del Canada o in Groenlandia, dove addirittura si crea un anello, e infatti l'eclissi di oggi è annullata. Questo perché la Luna è un po' più lontana del solito oggi e quindi non riesce a coprire interamente il disco del Sole. Quindi da quelle parti, molto lontano a nord, si vede un'eclissi anulare. E da noi invece l'eclissi è molto parziale e dalle parti di Roma in pratica non ci arriva quasi, è il nord Noi la Italia a essere vediamo. interessato. Esatto, ad esempio in Val d'Aosta c'è un 12% di sole che viene Ma occultato però non e ho a Genova, capito. qui dove siamo noi, è il 7%. Però non ho capito se questo Dimmi, dimmi, Marco. 7% si vede a occhio nudo oppure con quel cannone a cui lei sta vicino. Allora, si può vedere anche a occhio nudo, ma bisogna avere i famosi occhialini da eclissi, insomma, o comunque avere un dispositivo che permette di abbassare la luce del sole. Se verso mezzogiorno con gli occhialini guardiamo il sole, scopriamo che c'è un pezzetto mancante, un po' come una torta a cui un topolino ne ha rubato un pezzo, diciamo. Mentre invece, ovviamente, con strumenti come questo, ma dotati di filtri, mi raccomando, perché osservare il sole senza protezione non è assolutamente indicato, Certo. allora ovviamente si vede molto più grande e si vede molto Ma meglio. come si chiama quello strumento? Ah, questo è un telescopio Classicamente. catadiottrico che è fatto da lenti e specchi insieme. Certo. È una bella bestiolina, vedete Che, che io beh, la sì. tratto come se fosse il mio cagnolino, la coccolo, insomma. No, l'ultima battuta, no, su come oggi guardiamo a questi fenomeni. È chiaro che una volta, insomma, non si guardava alle eclissi di sole o di luna con la consapevolezza delle ricerche, della ricerca scientifica che si ha oggi. Assolutamente, assolutamente. Se volete vi racconto un aneddoto che a me piace tantissimo. Nell'antico Egitto si credeva che fosse un serpente Apophi a inghiottire il sole. E allora che cosa bisognava fare? Bisognava uscire in strada, fare un gran baccano, perché così il serpente si spaventava e avrebbe sputato il disco del sole. E a Tahiti invece il sole e la luna, quando si incontravano, facevano all'amore. E quindi ci voleva un po' di buio per favorire le cose. E dalla loro unione poi nascevano le stelle. Molto Questa mi è romantico, sempre molto sembrata una cosa romantico. bellissima da raccontare. Sì. Esatto, esatto. Grazie, 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 grazie per averci spiegato questo bellissimo fenomeno, Eh sì, diciamocelo, anche senza romantico dubbio. per certi aspetti. Grazie Allora, Riva. grazie Walter Riva e adesso. Grazie a voi, buon mattino. Grazie.